si crea un personal brand? Ti sarà capitato tantissime volte di chiedertelo, magari imbattendoti in una pagina Facebook, Instagram o sito web di successo. Ti sarai chiesto come fa questa persona da sola ad avere un'autorevolezza all'interno del suo settore, magari all'interno di un settore nel quale molti altri stanno cercando di fare lo stesso e che non riescono allo stesso modo, che magari sono anche più preparati e titolati di lei. Beh, se non si è ancora capito, oggi parliamo di personal brand. Ma prima di iniziare vorrei ricordarti di iscriverti al mio canale se non l'hai ancora fatto, un gesto che magari per te vale pochissimo ma per me ha un valore immenso. Ma torniamo al nostro contenuto della settimana, come si fa ad avere un impatto online come personal brand? La prima cosa su cui dobbiamo focalizzarci è la differenza tra qualità e quantità. Due parole che sono così simili ma che racchiudono al loro interno la vera differenza tra un personal brand di successo da uno che non ha successo. In che modo? Beh, molto semplicemente il brand che non ha successo è perché si è basato su obiettivi quantitativi. Voglio avere tanti follower, voglio avere tanti iscritti, voglio avere tanti clienti. Il brand invece si basa sulla qualità degli stessi e non sulla quantità. Voglio avere pochi follower che siano davvero interessati a me e ai miei contenuti. Voglio avere pochi iscritti ma che siano estremamente interessati ai miei contenuti. Voglio avere pochi clienti ma che siano ben soddisfatti del mio servizio una volta che avranno lavorato con me. Questo è il primo punto su cui dobbiamo focalizzarci quando vogliamo avviare la nostra attività partendo dal nostro personal brand. Capire se vogliamo essere qualcuno che vuole fare più soldi possibili nel minor tempo possibile e quindi passare online come una meta. Fare razzia e andarsene, o capire se vogliamo essere tra coloro che invece vogliono creare un vero business online, reale, duraturo, in un'ottica di win-win con il cliente. Dunque, fatta questa particolare premessa, ti sarà chiaro adesso che il personal brand, costruire un personal brand di successo, equivalga a creare una community con interazioni reali, con relazioni reali. E non equivale ad avere tanti follower, avere fama, avere successo in senso numerico, ma costruire una community veramente interessata ai nostri contenuti, una community attiva, una community felice dei nostri contenuti. Io ad esempio nel mio piccolo, nel momento attuale ho poco più di un centinaio di iscritti al mio canale YouTube e quasi 2000 follower sulla mia pagina Instagram. Nonostante questo, sono arrivate, continuano ad arrivare delle richieste di collaborazione anche a livello lavorativo e di business da parte di persone che credono in me e che hanno fiducia in me. È questo che significa creare un personal brand, creare una community di persone che abbiano fiducia in te. Non parliamo di numeri, parliamo di relazioni ancor prima che di business. Ed è proprio per questo motivo che oggi voglio darti alcuni consigli per cominciare a guardare al tuo personal brand nell'ottica giusta. Il primo consiglio è quello di essere sempre interessato alla tua audience, a quello che le interessa, di andare a cercare quali sono i suoi interessi e i suoi bisogni. Ogni tipo di rapporto umano, di relazione umana, si fonda su una necessità e questo non deve essere visto per forza in ottica negativa. Se qualcuno ha bisogno del nostro aiuto in un settore in cui magari eccelliamo, perché non dovremmo dargli questo aiuto? Stiamo solo scambiando la nostra conoscenza per qualcosa di più grande, quindi una relazione, una vendita oppure un'opportunità di crescita. Il secondo consiglio che ti voglio dare è quello di comunicare sempre in maniera molto molto chiara e onesta quello che fai e di cosa ti occupi. Non dare mai per scontato che le persone che entrano in contatto con te sappiano alla perfezione di cosa ti occupi e soprattutto non dare per scontato che le persone sappiano effettivamente qual è il loro reale bisogno. Devi essere un po' psicologo, capire per loro di cos'è che hanno bisogno e capire anche se tu sei la persona adatta a soddisfare quel bisogno. E qualora non lo fossi, non avere paura di dire no, guarda, non sono io la persona adatta per aiutarti, posso consigliarti un altro tipo di figura. Insomma, non fingere mai di essere ciò che non sei. Il terzo consiglio che voglio darti è quello di definire quali sono i tuoi valori fondamentali. Questi saranno i valori su cui si fonderà la tua comunicazione completa con i clienti o con semplicemente con la tua audience. Vuoi essere distaccato, vuoi essere amichevole, vuoi essere simpatico? Non pensare mai che ci sia una formula giusta. La vera formula giusta è quella di comunicare sempre nel modo in cui siamo abituati a comunicare noi, nel modo più affine a quello che è il nostro vero carattere. Solo in questo modo le persone che entrano in contatto con noi potranno vedere in noi una persona reale e non costruita. Cerca dunque di trasmettere tutti i tuoi valori all'interno dei tuoi contenuti. Se li avrai scelti bene, sicuramente non avrai problemi a farlo, non dovrai inventarti nulla, saranno i valori che tu abbracci ogni giorno, anche nella vita di tutti i giorni. Quindi, per rispondere a questo punto, prova a chiederti
In che modo interagisco con le persone intorno a me? In che modo vengo più apprezzato dalle persone intorno a me? Qual è la caratteristica del mio carattere che più le persone apprezzano quando parlano con me, quando interagiscono con me? Bene, concludo qui questo primo piccolo appuntamento con il personal brand. Farò degli altri video a riguardo, ma oggi penso di avervi dato abbastanza spunti, penso di avervi dato abbastanza lavoro da fare. A proposito di questo, se avete bisogno di un piano di lavoro più approfondito, vi consiglio di chiedermi il freebie che avevo pubblicato un po' di tempo fa sul mio profilo Instagram, questo qui. Si tratta appunto di un esercizio per poter guardare con l'ottica, in ottica giusta, il nostro personal brand, il nostro brand, e quindi di fare, diciamo, tutto questo lavoro di creazione dei propri valori. Spero che questo contenuto ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto, ovviamente non dimenticare di mettere un like di incoraggiamento, non dimenticare di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti. Non dimenticare inoltre di seguirmi anche sulla mia pagina Instagram, dove pubblico dei contenuti di approfondimento per i miei video. Ciao!